Ed ora occupiamoci di sport, nello specifico con il calcio di Serie C. Ieri c'è stato l'ennesimo KO del Pescara a Rimini e la notizia ufficiale di oggi appunto è la notizia che riguarda le dimissioni di Bucaro dall'incarico di allenatore. A questo punto cosa accadrà? Noi ne parliamo in studio con Massimo Profeta che è qui con noi. Massimo, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a te, Anna, a tutti gli amici in visione e all'ascolto. Ha detto bene perché Bucaro ha rassegnato le dimissioni, insomma erano già nell'aria perché ieri non è tornato con la squadra ma con una vettura privata verso Pescara, ha evitato i microfoni al termine della partita, dunque ha rassegnato le dimissioni questa mattina, sono state accettate, grande dignità, grande rispetto, non c'è dubbio alcuno per l'uomo Giovanni Bucaro. Del resto abbiamo sempre detto, abbiamo scritto che la squadra è frutto di tanti equivoci, ci sono state, insomma, sono state fatte tante scommesse, non è stata una squadra costruita, diciamo, con grande raziocinio per gli obiettivi che erano stati sbandierati all'inizio del campionato e naturalmente disattesi, perché dopo le prime sei partite il Pescara ha cominciato a perdere acqua da tutte le parti. Però al di là di questo bisogna trovare un sostituto. Io ho parlato oggi con Delio Rossi, è stato il primo allenatore contattato dal club. Delio Rossi mi ha risposto testualmente, abbiamo anche pubblicato l'articolo sul nostro sito www.rete8.it. Non ho accettato un contratto fino a giugno con opzione al raggiungimento di determinati obiettivi. Se mi avessero proposto un contratto sino al 30 giugno 2025 sarei venuto a piedi. Si sarebbe trattato del secondo, terzo ritorno di Rossi a Pescara, era già arrivato giovanissimo a 36 anni nel 96-97, un calcio spettacolare con quella squadra e poi un ritorno meno fortunato nel 2000-2001, sempre in Serie B. A questo punto le opzioni, si parla di Padalino, ma soprattutto l'opzione forse più concreta è quella di Andrea Camplone, pescarese doc, è stata una bandiera del calcio biancazzurro, grande esperienza anche, ha vinto un campionato di Serie C nel 2013-14 alla guida del Perugia, ma al momento non è stato contattato.